Siamo sul palco con Gianluca Selis, che è responsabile luci del Festival Groove Village. Esattamente. Raccontami un po' che tipo di illuminazione utilizzate in questo, su questo palco. Beh, dunque, qua c'è un'illuminazione classica per quello che può riguardare un festival, diciamo, ormai moderno, no? Per quello che si intende l'idea di un festival. Abbiamo delle luci intelligenti. Intendi per luci intelligenti? Esatto, luci intelligenti sono questo tipo di luce che, come vedete anche qua a terra di fianco a noi, hanno la possibilità di muoversi in varie direzioni, hanno all'interno una varia serie di effetti, di composizioni con cui puoi creare la scena, l'impianto scenico di tutto quello che è uno show che andrà poi messo in opera. Ok, la struttura luci di questo palco, sì. Quando arrivano delle produzioni magari più grandi o che hanno delle esigenze particolari, tu come ti integri con loro? Che tipo di collaborazione viene messa in atto? La collaborazione, diciamo, per noi è ovviamente totale per quello che riguarda la nostra messa a disposizione per la riuscita dello spettacolo. Ovviamente ci sono situazioni in cui entra in campo la mezza produzione, ovvero la compagnia ospite che arriva con parte dei loro strumenti, che a volte possono essere solo gli strumenti, tastiere, batteria, che integrazione invece per quello che riguarda anche un impianto luci. Quindi a quel punto si deve integrare nel miglior modo possibile il nostro impianto con quello ospite. Tempistica, in ore, quanto tempo ti porta via ogni volta a preparare il palco per la serata? A te e ai tuoi collaboratori? Ma guarda, noi solitamente 9 e mezza del mattino iniziamo la giornata. E si conclude all'una, alle due? Che ora alle due, alle tre.